La tradizione della Chiesa e il Magistero della Chiesa segna un continuum nell'approfondimento della pastorale dei migranti e dei rifugiati. Sicuramente possiamo individuare un inizio, pur avendo delle avvisaglie nei pontificati precedenti, è di fatto Pio XII con la sua costituzione apostolica Exul Familia che segna un po' l'inizio di un approfondimento di riflessione strutturata. Ed è proprio in questo senso che la rivalutazione anche che è stata fatta di questo documento attraverso la pubblicazione della LEV, la famiglia esule, che abbiamo la possibilità di riscoprire e anche di apprezzare quelle che sono state quelle intuizioni fondamentali che questo pontefice Pio XII ha avuto in un periodo storico molto particolare. Sono state esse riprese poi dagli altri pontefici e soprattutto poi da Papa Francesco in questo periodo. Pio XII in questo documento individua anche delle azioni concrete. Una delle insistenze particolari che Pio XII ha fatto era nella messa a servizio e nel mettere a servizio delle persone sfollate, delle persone che si trovano in situazioni di emergenza, quegli edifici che non venivano utilizzati in modo diverso da parte delle strutture della Chiesa, richiamando anche così quello che oggi è stato anche il richiamo di Papa Francesco di mettere a servizio, per esempio, dei rifugiati, dei richiedenti asilo, di quelle persone che si trovano in situazioni di emergenza, quelle strutture che non sono utilizzate. Pio XII ha parlato molto spesso di difendere i più vulnerabili in modo particolare dai pericoli, coloro che si trovavano in situazioni di emergenza. E Papa Francesco lo riprende parlando degli abitanti delle periferie esistenziali, tra i quali ci sono anche i migranti e i rifugiati. Dove, secondo lei, possiamo individuare in modo specifico questo continuum tra Pio XII e Papa Francesco? Il titolo della Costituzione Apostolica è Exul Familia Nazaretana, no? La famiglia esule di Nazaret. E in questo senso il Santo Padre in più di un'occasione ha richiamato questa figura e questa particolare immagine della Sacra Famiglia, Giuseppe, Maria e il bambino Gesù, che devono scappare dalla violenza e dalla persecuzione e recarsi in terra straniera, alle immagini di oggi dei profughi e degli esuli che noi conosciamo, quei richiedenti asilo che oggi bussano le porte di molti stati e di molti paesi alla ricerca di una, in questo caso di un'accoglienza. Papa Francesco ha voluto dedicare il nostro dicastero allo sviluppo umano integrale. Penso che sia già programmatico questo. E che abbia voluto una sezione migranti e rifugiati all'interno di questo dicastero ci dice che cosa la sezione è preposta a fare. Lo sviluppo umano integrale dei migranti e dei rifugiati, degli sfollati e delle vittime della tratta. In perfetta coincidenza con quelli che erano i richiami e anche le puntualizzazioni che Pio XII aveva già fatto nell'Exul Familia. Cosa dice Pio XII a proposito dell'ospitalità? Pio XII in questo caso fa una osservazione molto particolare sulla sacralità di questo dovere. Perché è sacro il dovere dell'ospitalità? Perché dalla tradizione apprendiamo che attraverso le persone che bussano alle porte, Gesù Cristo stesso bussa alla nostra porta e chiede di essere accolto. Matteo 25:35 è riferimento particolare. E Papa Francesco porta avanti questa sacralità dell'accoglienza facendola diventare non solamente un dovere cristiano, ma un dovere di civiltà, alimentando così tutti quei pensieri positivi che si trovano anche in etiche che non necessariamente sono cristiane, ma che vedono invece in una forma avanzata di civiltà l'accoglienza dello straniero.